Buongiorno, continua la nostra diretta, lunga diretta della giornata su Super G, sul nostro canale 16 del digitale terrestre. Ovviamente siamo in diretta non solo ovviamente in TV, ma anche in streaming su www.superg.it e ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook. Il buongiorno vi arriva da parte mia, siamo a Roseto degli Abruzzi, vi arriva da Cristian De Luca dietro le telecamere, della regia coordinata di Teramo da parte di Pietro Baldassari. Io do invece il buongiorno e il ben ritrovato soprattutto a Valentina Cornelli del Movimento 5 Stelle. Grazie, buongiorno. Fabio, grazie per l'invito. Grazie alla bellissima location per l'ospitalità e buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo ovviamente, ma come stagione balneare ci insegna, dobbiamo iniziare questo format anche in spiaggia. Giusto. Più che altro ci sta favorendo anche il clima. Quest'oggi dovrebbe piovere tra breve, speriamo, ecco, fino alla fine della trasmissione. di salvarci fino alla fine della trasmissione. Politica, anche di politica del nostro territorio, abbiamo anche l'ospite più che giusto, ovviamente però notizie nazionali, questo oggi incentrato sulla morte di Silvio Berlusconi. Questo pomeriggio alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano ci saranno i funerali di Stato, a cui parteciperà anche Mattarella, parteciperà anche il premier ungherese Orbán, parteciperanno tante istituzioni del nostro panorama nazionale, ovviamente scomparsa di Berlusconi che è andato oltre i confini nazionali. Non parteciperà il presidente Conte, diciamo che la nostra è una scelta, non vuole essere una mancanza di rispetto per la famiglia, per carità, a cui va tutta la nostra partecipazione al dolore, perché di fronte alla morte solo il rispetto si può avere, però c'è anche un'altra Italia da rispettare, che non si riconosceva in questa figura fin troppo divisiva, e quindi la nostra partecipazione va al dolore della famiglia, va al dolore di chi l'ha amato, però ripeto, c'è anche un'altra Italia che deve essere in qualche modo rappresentata. Sarà una settimana lunga all'interno ovviamente del lavoro del Senato e del Parlamento, perché non si lavorerà a causa della scomparsa dell'ex premier Silvio Berlusconi. Anche su questa situazione sono state tante polemiche anche sui social in queste ultime ore. Sì, questo è oggettivamente un inedito storico, un precedente, non credo sia un bel segnale, è sintomatico di qualcosa che evidentemente non va in questo paese, si sta estremizzando, perché ripeto, non ci sono precedenti. Pare che addirittura quando ci fu l'omicidio Moro, ne stavo parlando prima con Fabio, non si verificò nulla del genere, quindi è difficile da comprendere, è difficile da spiegare, come tante cose, ecco, in questa deriva un po' troppo della spettacolarizzazione delle cose, che francamente non credo sia auspicabile, non era probabilmente questo il modo migliore. Sì, quello che è sicuro però è un personaggio che di fatto ha segnato, ecco, l'Italia negli ultimi 30-35 anni, non solo a livello politico, perché ovviamente è stato il fondatore del gruppo di Forza Italia, ma perché è stato il fondatore di Mediaset, a livello comunicativo forse è stato uno dei maggiori esponenti degli ultimi 30-35 anni. Oggi pomeriggio alle 15 saranno appunto i funerali, ma ovviamente continuiamo a parlare anche di altro, soprattutto nel nostro territorio, perché oggi c'è la festa dei 50, ci sono i 50 anni della 14, si torna a parlare dell'autostrada della 14 in quest'ultimo periodo, perché ovviamente ci sono ancora i lavori, tante le code, soprattutto tante le polemiche nell'ultimo mese. Sì, purtroppo sì, la storia della 14 è un'altra storia che ha segnato l'Italia, chi purtroppo è pendolare, chi quell'autostrada la percorre lo sa bene. Sicuramente i disagi sono notevoli ed è veramente un problema. Noi ci auguriamo, ecco, che si pensi a questi problemi piuttosto che pensare al ponte sullo stretto, altre assurdità, perché le infrastrutture in Italia sono da migliorare in ben altri modi, non in opere, in ecomostri senza senso. Ha ricordato bene prima Valentina Cornelli sulla situazione di Conte, che oggi non parteciperà. Conte ovviamente ovviamente a capo del Movimento 5 Stelle. Sulla situazione del Movimento 5 Stelle, sulle infrastrutture, quando era stato premier Conte, avevate voi ovviamente fatto quanto potevate fare. Poi ovviamente ci fu il problema della pandemia, ecco. Sì, diciamo, ecco, che nel
primo governo Conte abbiamo veramente dato una svolta, probabilmente sapete bene la guerra che c'è stata con Autostrade per l'Italia, sapete tutti i lavori che sono partiti anche sulla 24, la 25, che erano lavori attesi da 30 anni. C'erano problemi seri. Problemi seri, cioè veramente insomma anche situazioni pericolose che abbiamo iniziato a mettere in sicurezza, insomma è stato avviato un lavoro molto importante che purtroppo è stato interrotto con la caduta del primo governo, con il Conte 2, ricordo sempre a livello di infrastrutture quanto siamo riusciti ad inserire anche nel PNRR, questa è un'altra nota dolente, perché noi avevamo messo il rafforzamento della linea Roma-Pescara, che adesso sembra che il nuovo governo stia cercando di espungere, e questo è un altro danno di rilevanza enorme per questo nostro territorio. Se mi permetto, il nostro territorio che sta soffrendo soprattutto le linee, i trasporti ferroviari, c'è stata anche questa polemica con le corse a Giulianova, sui Freccia Rossa, Freccia Bianca. Ne parliamo della 24, che è un problema, ma sono un problema anche certamente le ferrovie, perché noi abbiamo una dorsale che funziona poco e non abbiamo una bretella, quindi non solo per i pendolari, ma anche chi non vuole spostarsi con l'autovettura e vuole fare vacanze con i trasporti ferroviari. Esattamente, chi vuole venire in Abruzzo in vacanza ha oggettivamente dei problemi logistici ad arrivare, e questo è chiaramente un danno per l'Abruzzo tutto, per l'indotto e per il sistema economico della regione. Poi entreremo anche in strategie turistiche, ovviamente, che vanno oltre la situazione lavorativa, quindi anche perché l'Abruzzo vive di turismo. Potrebbe vivere di turismo, mettiamola così, purtroppo non è valorizzato come meriterebbe. Entriamo nella pagina inerente a Roseto degli Abruzzi, perché ovviamente ci troviamo a Roseto degli Abruzzi, si parla di tanto, si parla soprattutto di mobilità sostenibile, di biciclette condivise con il comune che punta in una gestione triennale, ovviamente parte la stagione balneare e parte anche la situazione inerente a questa mobilità sostenibile. È stato realizzato, fortunatamente è stato aperto il ponte sul Vomano, si stanno facendo tanti lavori per quanto riguarda le ciclabili. Prendere la bicicletta quando occorre, soprattutto nel tempo, ecco. Sì. Ponte sul Vomano sicuramente è stata una battaglia che abbiamo portato avanti per tanto tempo e siamo quindi sicuramente felici di questo. L'utilizzo delle biciclette a Roseto è chiaramente salvifico, indispensabile, però c'è un altro problema oggettivo, perché c'è chi a Roseto anche qui ci deve arrivare, e se viene da fuori e non riesce ad arrivarci con dei mezzi, diciamo, che necessita di prendere la macchina. Problema oggi a Roseto veramente serio e che veramente mi preoccupa molto in vista della stagione è relativo ai parcheggi. Ci entreremo tra poco, perché torniamo lì a livello turistico. Noi ce l'abbiamo una strategia turistica, Roseto è rimasta con pochissimi hotel, quindi non abbiamo neanche tanti turisti, diciamo, stanziali. Abbiamo per lo più turisti che devono venire in giornata, quindi pendolari che effettivamente poi si scoraggiano perché dicono: io vorrei venire a Roseto, io non posso venire a Roseto perché io non so dove mettere la macchina. Quei pochi parcheggi che sono rimasti sono a pagamento pure per i residenti, questa è un'altra storia, però giustamente sono occupati dai residenti, e quindi di che stiamo parlando? Qua si parla, ovviamente, oltre che l'aumento delle strisce blu, c'è stata questa lunga polemica che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, ma c'è questo articolo che si spiega come anche lì i parcheggi restano precari perché ci sono delle cunette, ci sono il verde, è manutentato male, anche su queste situazioni. È manutenuto malissimo, ma poi comunque sono oggettivamente pochi rispetto all'offerta turistica di Roseto, cioè con le nostre strutture, penso ai ristoranti, penso agli stabilimenti balneari che offrono un servizio che è d'eccellenza, ma poi non permettiamo alle persone di raggiungerle queste strutture. Questi investimenti che sono stati fatti, per chi sono stati fatti? Noi residenti non siamo sufficienti giustamente per sopperire, insomma, per ammortizzare questi investimenti che invece sono stati importanti e rendono Roseto comunque una meta appetibile, renderebbero Roseto una meta appetibile, però il problema dei parcheggi è un problema che va affrontato. Io
temo che manchi proprio una contezza della situazione, una visione purtroppo, perché mi sembra che si tenda un po' ad andare a tentoni, ad andare a navigare a vista, mentre manca una visione di prospettiva delle cose. Sì, ha fatto bene a ricordare della situazione estiva di Roseto, perché ovviamente facendo parte della costa teramana e delle sette sorelle della costa teramana, insieme a Giulianova, Tortoreto, Martinsicuro, ecco, Metto Pineto, hanno il grande indotto, ecco, dell'arrivo di turisti per quanto riguarda la stagione balneare, quindi... Eh sì, Roseto, Giulianova hanno una grande affluenza, possiamo dire. Abbiamo delle potenzialità enormi, non sfruttate purtroppo, questa è la verità. Prima di entrare, di tornare a parlare della situazione politica e del gruppo politico di Valentina Corneli, parliamo ovviamente del Movimento 5 Stelle. C'è questa notizia che ovviamente è molto simpatica, perché i ragazzi di Rura Bilandia, che sono stati in visita a Roma pochi giorni fa e hanno incontrato, possiamo dire, uno dei personaggi più iconici degli ultimi tempi, quale Brumotti, che lavora con il programma di Mediaset, di Striscia la Notizia, con la sua storica bicicletta. I ragazzi di Rura Bilandia, che sono stati nel villaggio di Coldiretti di Roma, hanno avuto questo piacevole incontro. Sì, questi ragazzi sono sempre in viaggio, sono venuti anche, io li ospitai alla camera, andammo a pranzo, loro sono sempre pronti a partire, sempre pronti a fare nuove esperienze, sono veramente fantastici. Rura Bilandia è veramente una realtà meravigliosa. In realtà un fiore all'occhiello del nostro territorio. Assolutamente sì. Dicevamo prima che saremmo tornati a parlare della situazione politica del Movimento 5 Stelle. Ecco, sono state elezioni a breve, sono state soprattutto elezioni nel nostro territorio. Come si sta riorganizzando, possiamo dire, il gruppo, ma non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale? Ecco. Sì, allora sicuramente è molto importante che il movimento sia entrato nell'amministrazione di Teramo, della città capoluogo, di questo siamo certamente con la Ciammaricone contenti, esatto, perché penso, spero, ma ci credo fermamente che l'intervento del Movimento 5 Stelle all'interno dell'amministrazione teramana possa essere veramente segnare una svolta per la provincia, soprattutto perché la nostra consigliera, oggi assessore, ha avuto la delega anche alle comunità energetiche, che noi stiamo cercando di portare da tanto tempo anche su questo territorio, quindi siamo sicuri che da questo punto di vista ci saranno novità importanti. E poi sicuramente parliamo anche di un nuovo capitolo della politica teramana, no? Proviamo a cambiare pagina e provare a vedere se ci sono prospettive poi anche di collaborazione futura, poi è tutto da vedere, però sicuramente se si farà un buon lavoro a Teramo ci potrebbero essere delle aperture anche in altre realtà. In altre realtà significa abruzzesi, perché poi Teramo è sempre un po' un laboratorio per tutto. Ma mi permetto di dire, in altre realtà ovviamente il prossimo anno si voterà le regionali. Voterà anche le regioni, se non erro verso marzo ci saranno queste elezioni. Dovrebbero regionali. Essere, sì, scadenza naturale a febbraio, quindi anche il Movimento 5 Stelle quindi si sta adoperando per organizzarsi al meglio, anche in ottica centrosinistra. Bisogna chiaramente centrosinistra, non ci interessano gli aggettivi, però ci interessa sicuramente dare una possibilità a questa regione, una possibilità di ripresa, perché effettivamente 5 anni di questa amministrazione sono stati molto molto difficili e gli strascichi li porteremo secondo me per molto tempo, ci sarà molto da fare, molto da ricostruire, quindi dare una speranza, ecco, a questa regione è sicuramente quello che vogliamo provare a fare. Ovviamente tante sono le discussioni, ma è ancora presto per cominciare a parlare delle regionali, anche perché ricordiamo si dovrebbe votare intorno al prossimo marzo 2024, quindi mancano circa 8-9 mesi, è ancora presto, ecco, dopo l'estate, quindi probabilmente si inizieranno a fare dei discorsi. A livello nazionale invece? A livello nazionale noi abbiamo una manifestazione importante questo sabato, anche qui noi vogliamo dire che c'è una speranza per l'Italia, che c'è un'Italia diversa e un'Italia migliore che può
deve scendere in campo, però deve attivarsi, deve fare qualcosa, non può stare a guardare, perché ormai c'è rassegnazione. Anche l'astensionismo, il tasso di astensionismo ormai al 50%, sì, è sintomatico di una rassegnazione generalizzata, non solo di una disaffezione anche comprensibile, devo dire, verso la politica, ma proprio di un sentimento di abbandono totale, cioè fate quello che vi pare, tanto ormai non c'è più niente da fare, non abbiamo più speranze, e noi vogliamo, ecco, invece dire alle persone che una speranza c'è se ci si mette in campo in prima persona, se recuperiamo quella, no, quella voglia di partecipare, quella voglia di fare, quella voglia di dare un contributo, non tanto per il presente, perché ormai il presente è quello che è, ma per ricostruire qualcosa per il futuro, per i nostri figli. Ovviamente Valentina Gorelli è stata parlamentare nell'ultimo quinquennio, ecco. C'è un peccato tra virgolette che non è riuscita a fare Valentina Gorelli come di aiuto ovviamente al nostro territorio, e che anche il Movimento 5 Stelle poteva fare e non ha fatto? Tante cose che noi avremmo voluto fare, abbiamo provato a fare, io devo dire insomma che non posso certamente recriminarmi di non averci messo tutto in piedi. Ovviamente è quello assolutamente. Il problema è che ti devi confrontare con le condizioni che ti sono date, e noi certamente non abbiamo potuto governare, non abbiamo potuto amministrare in modo agevole, diciamo, nei 3 anni, perché poi parliamo di 2 anni e mezzo, sì. 3 anni, perché questa è la verità, insomma, Conte lo hanno fatto governare 2 anni e mezzo, l'hanno fatto cadere 2 volte in 2 anni e mezzo, quindi di questo stiamo parlando. Penso insomma che alle condizioni di difficoltà estrema che abbiamo avuto, penso che abbiamo fatto tanto, quindi non sono in qualche modo diciamo insoddisfatta del nostro lavoro, certo la voglia di fare ancora tanta, e quindi io quando non mi sono ricandidata in questa tornata, però comunque ho promesso e mantengo le promesse che ci sarei comunque sempre stata, perché ecco, il mio contributo non verrà mai meno. Ha fatto bene a ricordare ovviamente come Valentina Gorelli non si è ricandidata in questa ultima tornata, ecco, come parlamentare, come deputata ovviamente del nostro panorama nazionale, però ovviamente l'apporto che sta dando non solo per quanto riguarda l'extra regione, ma soprattutto la situazione locale, ecco, anche perché il Movimento 5 Stelle è qui nel nostro territorio, a Roseto degli Abruzzi ci troviamo qui, è ancora radicato, quindi si sta e deve crescere, sta lavorando, deve crescere, e deve crescere. Sì, il nostro obiettivo è quello adesso di farlo crescere, perché purtroppo il Movimento ha sempre avuto questa pecca, e dopo 10 anni purtroppo ancora non riusciamo a superarla, il fatto di avere una grande forza di opinione, perché sicuramente abbiamo ancora una carica idealistica, cioè il fatto che Conte sia stato fatto cadere 2 volte in 2 anni, non sia stato fatto governare, perché evidentemente c'era ancora un portato in qualche modo rivoluzionario, mettiamolo così, che questo paese non era pronto ad accettare ancora. Ma non ci arrendiamo, ti ripeto, per il futuro non ci possiamo arrendere. Però a livello locale abbiamo sempre avuto il problema di non avere un radicamento forte, e questo è un problema poi quando ci si va a confrontare con le elezioni amministrative, le elezioni comunali, lo vediamo, a parte casi rari in cui abbiamo anche dei sindaci, però si contano veramente sulle punte delle dita, insomma, perché ci si deve radicare meglio anche qui, si deve in qualche modo stimolare la partecipazione civica, perché poi è sempre lì che bisogna attingere, nella parte sana, nella parte buona del territorio, che però deve tornare ad avere voglia di fare, voglia di credere in qualcosa, voglia di impegnarsi per costruire qualcosa. C'è però chi lamenta, ecco, un troppo, anzi tanto cambiamento del gruppo pentastellato ai piani alti, ecco, inizio con Grillo, poi ci furono quel periodo con Di Maio, Di Battista, ora si è arrivato a Conte. Ci si lamenta forse troppo cambiamento di potere ai piani alti. Però questo era fisiologico, comunque in un movimento nato
da meno di 10 anni che ci fosse un'evoluzione che non è ancora finita, un'evoluzione in fieri, voglio dire, era fisiologico. Poi certo che sicuramente c'è stata una fase problematica e non ci nascondiamo dietro un dito, insomma, con Di Maio e quindi quel passaggio lì che per insomma ha sicuramente creato. Anche se riferendomi ai cambiamenti, è notizia di pochi giorni fa, quindi il rientro di Speranza e di Bersani da articolo 1 al PD, quindi alla fine. Vabbè, lì non mi intrometto perché. No, è che siccome parlavamo di cambiamenti e di lamentele a livello di piani alti, quindi anche nelle altre situazioni, quindi ci sono questi cambiamenti. Sì, però sì. Ecco, ma ripeto, l'evoluzione c'è stata, era giusto che ci fosse, ci sarà ancora, è che dobbiamo cercare di far sì che sia un'evoluzione in meglio, perché che l'evoluzione ci sia è inevitabile, però dobbiamo cercare, ecco, che non sia in peggio come abbiamo rischiato in alcuni frangenti. Però se ci impegniamo, per questo il mio impegno non può venir meno, perché io voglio, insomma, oltre che un paese migliore, anche sicuramente un movimento migliore, e mi impegno per questo e vorrei che sempre più persone si impegnassero per questo. Allora, su cosa lavorare maggiormente per far allargare il gruppo nel territorio? Perché ha ricordato bene Valentina Cornelli prima come Teramo si stia un po' modernizzando a livello di gruppo pentastellato, con un'entrata all'interno della giunta. Il gruppo si sta anche adoperando al meglio, invece per Cusella Costa manca ancora qualcosina. C'è stato un ingresso, mi fa piacere ricordarlo, in realtà anche ad Alba Adriatica, dove noi abbiamo una consigliera che è entrata in maggioranza, anche delle deleghe importanti, tra cui la delega alla partecipazione, cioè, ci sono, ricordo, anche Pineto, perché avete anche un assessore al bilancio, insomma, che sta lavorando tantissimo. Filippo, per Pineto, il dottor da Fiume, esatto. Quindi no, assolutamente. Invece io penso che nel Teramano, ecco, ripeto, visto che il Teramano lo è sempre un po' l'avanguardia, assolutamente, quindi no, io penso che il movimento comunque stia evolvendo qui in provincia di Teramo, abbia portato già qualche risultato e possa portarne tanti altri, perché poi ci si deve, ecco, bisogna anche dimostrare con i fatti e lavorare, esatto, con il lavoro e con i fatti. Siamo sicuri, ecco, che se i cittadini vedono questi risultati, se vedono la nostra buona fede, noi quella possiamo chiaramente mettere sul piatto, perché non possiamo promettere lavoro, non abbiamo nessuna intenzione, insomma, di fare questi revival che non ci appartengono. Proclami. O proclami, esatto. Noi possiamo sì assicurare che ci mettiamo tutto l'impegno possibile, che rebus sixtantibus, torniamo lì, alle condizioni che ci vengono date, cerchiamo di dare il maggior contributo possibile per cambiare qualcosa in un sistema che a volte è veramente inamovibile, è veramente talmente incrostato che veramente non si sa da dove iniziare, però da una parte si deve iniziare. Mi permetto di dire che c'è stato quel calo dovuto poi all'uscita dell'ex premier Conte dal panorama ovviamente nazionale. C'è stato quel momento di forse flessibile, che è stato molto flessibile, che ha spinto anche molti italiani anche ad astenersi dal voto. Sì, Fabio, io ti ripeto, io capisco anche diciamo in qualche modo la disaffezione delle persone che dicono: ma che votiamo a fare? Se noi abbiamo votato il Movimento 5 Stelle, questi non li hanno fatti governare perché hanno fatti cadere due volte, quindi io non ci vado più. Cioè, io capisco che questo è il sentimento, però non ci si può arrendere. Dall'altro lato dico che non è la rassegnazione la risposta giusta. La risposta giusta è fare ancora di più per cambiare, ripeto, questo paese che adesso lo vediamo, insomma, che siamo ritornati agli anni 90, oggi accendiamo la televisione, è un paese che si riavvolge sempre su se stesso. Però se non facciamo noi qualcosa per portarlo un po' avanti e ci lamentiamo solamente, rimarrà sempre immobile.
Ci avviciniamo alla conclusione della trasmissione, alle ultime battute con Valentina Cornelli, ovviamente per parlare, per concludere il discorso sul gruppo del Movimento 5 Stelle, sul gruppo Pentastellato, ecco, in ottica però, in ottica locale, qui a Roseto si è votato da circa 2 anni, ecco, ancora non arriviamo, ecco, ai primi 2 anni dell'amministrazione Nunes, ecco, se può fare un bilancio, ecco, Valentina Cornelli, perché ovviamente abita qui, è del nostro territorio, ecco, fare un bilancio di come stia andando in questo biennio. Ovviamente il lavoro in 2 anni si può fare come? Ecco. Io ho tanti difetti, però penso di avere un pregio, che è l'onestà intellettuale, quindi io credo molto oggettiva nelle valutazioni. La giunta è una giunta fatta di brave persone, Mario è veramente una brava persona, c'è nulla da dire, non si può dire nulla a livello umano su questa amministrazione. Il problema però è quello che ti dicevo prima, a mio avviso, la totale mancanza di una visione, di una prospettiva, cioè si va avanti per piccolissime cose, metto un orpello e faccio il video per dire che ho messo questo abbellimento, però una città come Roseto avrebbe bisogno di altro. Io penso che questo sia il problema. Bisogna avere una visione di città, bisogna avere una visione di società, bisogna avere una visione di futuro, e io temo che sia questo il vero vulnus di questa amministrazione, che poi purtroppo si ripercuoterà anche, diciamo, ecco, sui prossimi anni della nostra città. Ovviamente poi ritroveremo Valentina più avanti e faremo anche un discorso più ampio. Spero di sbagliarmi, ovviamente quando ci avvicineremo anche al triennio, al quadriennio, per fare un bilancio un po' più totale, certo. E soprattutto rifaremo anche un discorso a livello politico del Movimento 5 Stelle mano a mano che ci avviciniamo anche alle prossime elezioni regionali il 2024. Ricordiamo che si voterà anche a Giulianova e Pineto, nei centri più grandi del nostro territorio, quindi anche lì saranno elezioni anche importanti per lo sviluppo del nostro territorio. Siamo arrivati al termine della conclusione di questa mattinata qui a colazione. Io ringrazio Valentina Cornelli, il Movimento 5 Stelle, grazie Valentina. Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere e speriamo di rivederci presto. Assolutamente, l'abbiamo detto prima, anche per parlare ovviamente degli sviluppi e del lavoro che sta facendo il gruppo Pentastellato nel nostro territorio. Grazie a Valentina Cornelli, grazie a Cristiano De Luca dietro la telecamera, grazie soprattutto alla regia coordinata di Teramo con Pietro Baldassare, ma non cambiate canale perché la giornata con Super J è ancora lunga. Una buona giornata con la programmazione su Super J.